Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuova puntata di Handball Mania, il format dedicato alle attività della pallamano italiana, ai campionati, alle nazionali azzurre. C'è un po' di tutto in questa settimana che arriva subito dopo la Pasqua. In primis, in ordine di importanza, va soprattutto e senza dubbio la nazionale al femminile, che dovrà giocare domani alle ore 17:30 a Lubiana nella gara di ritorno delle qualificazioni ai campionati mondiali del 2023. Non soltanto però, perché intanto riprende il campionato, sia quello in rosa, ne parleremo nella seconda parte, perché il campionato femminile gioca la sua penultima giornata di regular season proprio nel corso dei prossimi giorni, ma soprattutto la Serie A Gold al maschile, che è arrivata all'ultimo turno, che arriva dopo questa pausa che intanto ha dato spazio alla Youth League e ha permesso alle 8 squadre migliori d'Italia di andare a contendersi lo scudetto, che si giocherà poi a Chieti, lo ricordiamo, e approfondiremo anche questo poi nel corso delle prossime settimane. Serie A Gold, dicevo però, e il turno che andrà in scena sabato ci mette davanti ad una sorta di antipasto vero e proprio di quelli che potranno essere i playoff scudetto, di quelli che saranno i playoff scudetto, perché le quattro squadre di fatto che si contenderanno poi il tricolore, già definita aritmeticamente la classifica, saranno incrociate in incroci per l'appunto abbastanza pericolosi e soprattutto molto interessanti per la classifica. In uno di questi incroci estremamente affascinante, sto parlando del derby tra l'Alperia Merano ed il Brixen, il derby d'Alto Adige per eccellenza, sarà impegnato in campo il nostro ospite di oggi. Saluto con grande piacere Max Pranter. Ciao Max. Ciao Matteo, ciao a tutti, grazie per l'invito. Allora Max, prima di parlare insieme di questa partita, del vostro campionato, e poi parleremo anche con te di nazionale perché sei un azzurro e tutto questo riguardo al campionato è accompagnato poi sullo sfondo da questa sfida della nazionale maschile contro la Polonia. Dicevo, prima di parlarne insieme vediamo il servizio e poi chiacchieriamo. Nell'ultima di regular season della Serie A Gold ci sono 7 incontri sulla carta, ma 2 realmente chiamati ad incidere sulla classifica. Alperia Merano Brixen e Raimond Sassaris Idea Group Fasano decidono la griglia dei prossimi playoff scudetto. Se è vero come è vero che le due alteotesine, i pugliesi e i sardi, sono irraggiungibili dalle altre inseguitrici, almeno stando alla situazione attuale, il primato e la seconda posizione ballano ancora. Brixen viene da 2 sconfitte consecutive, peggior serie negativa della stagione da capolista indiscussa, e ora cerca il tasto per riavviare la macchina nel delicato derby contro i Diavoli Neri. È una partita illeggibile, già stata semifinale di Coppa Italia e, ad onore di cronaca, sempre vinta dagli uomini di Davor Ciutura nei precedenti stagionali. Pesa soprattutto il +6 del girone di andata, che impone a Merano una impresa sportiva per riprendersi il primato. Ma i meranesi hanno anche un'altra missione: evitare la sconfitta e il concomitante successo di Fasano al Pala Santoro, casa della Raimond Sassari. Questa eventualità infatti permetterebbe ai vice campioni d'Italia di prendersi la seconda piazza e con essa il diritto di giocare gara 2 ed eventuale gara 3 di semifinale tra le mura amiche. In zona playout, Carpi aspetta la ripetizione del match tra Siracusa e Secchia Rubiera prevista per il 12 aprile. In caso di sconfitta, i rubieresi rimarrebbero raggiungibili e con loro una serie con 2/3 dell'incontro in casa agli spareggi e salvezza. Questi ultimi comunque scenario inevitabile alla luce della classifica. E allora Max, abbiamo visto il servizio, chiaramente lo scontro diretto dell'andata mette Bressanone nelle condizioni di difendere in maniera abbastanza solida, abbastanza salda il primo posto, però per voi è una partita decisiva per difendere invece la seconda posizione, il che vorrebbe dire non tanto cambiare l'incrocio poi in semifinale, ma avere gara 2 ed eventuale gara 3 da giocare davanti al vostro pubblico. Innanzitutto ti chiedo se ti saresti mai immaginato all'inizio della stagione di arrivare in una partita comunque decisiva, sia per il primo che per il secondo posto, a giocartela in casa davanti al vostro pubblico e contro i rivali sportivi, tra virgolette, di sempre, perché poi la partita con Bressanone per voi non è mai una partita come le altre. Sì, sì, è vero. Allora, secondo me noi nessuno si è aspettato che la regular season finirà così, proprio contro i Brixen, in una partita dove ci giochiamo. Alla fine possiamo ancora arrivare primi, ovviamente l'obiettivo è non arrivare terzi, quello sicuramente è l'obiettivo di questa partita, quindi per noi significa assolutamente vincerla, quindi noi non entreremo a fare i conti, ma noi puntiamo a vincere. E poi vediamo se sarà il primo o il secondo posto. Il primo dovremmo vincere di 7, che è sicuramente molto difficile contro un Brixen che comunque è una squadra con molta esperienza, quindi sicuramente loro
loro ci giocheranno su quella, però un derby è un derby e questo derby penso che sarà, o spero, sarà un derby che con un palazzetto pieno che poi sì, speriamo ci vedrà uscire sopra noi poi. E lo ripetiamo, sarebbe fondamentale comunque a prescindere per voi fare il risultato. Poi il più 7 vi permetterebbe di ribaltare la differenza nello scontro diretto della sconfitta dell'andata. Possiamo anche vedere in grafica la classifica e di superare addirittura Bressanone. Certo è che arrivate entrambe le squadre da due momenti abbastanza diversi l'uno dall'altro, perché Bressanone è vero, ha diciamo le mani comunque sul volante di questa classifica e di questo campionato, continua a gestire e a gestirsi soprattutto, però viene da due sconfitte consecutive, poi c'è stata la pausa. Per nessuno ripartire dopo due sconfitte è una cosa semplice. No, sicuramente no. Noi il girone di ritorno stiamo facendo molto bene, a parte la partita contro il Conversano, le abbiamo vinte tutte. Voi la E pausa l'avreste quindi. evitata volentieri, immagino. Sì. Avresti preferito Assolutamente sì. giocare. Però penso che comunque la squadra è in forma e abbiamo tanta voglia, soprattutto siamo tutti giovani, tutti con tanta voglia e l'obiettivo a inizio stagione era di arrivare ai playoff, però penso che ora che siamo arrivati a quel punto nessuno pensa adesso di mollare, ma vogliamo, già che ci siamo, vogliamo andare fino in fondo. Possiamo vedere ancora una volta la classifica in grafica, una classifica che vede comunque il Brixen, come dicevamo, in vetta, solitaria, ancora 42 punti per la formazione allenata da Davor Ciutura, seguita poi proprio dal Merano a 40 e subito dietro c'è la Junior Fasano a 39. Questa giovane età che è stata un po' il vostro fiore all'occhiello in questa stagione, nei playoff, nelle partite ad eliminazione diretta o comunque insomma quasi perché si gioca poi sulla distanza di 120 o di 3 partite al massimo, minuti mi riferivo, può essere secondo te un vantaggio nel senso che l'affronterete non a cuor leggero, però con spensieratezza, con la testa libera o lì dove poi conta l'esperienza per l'appunto questo fattore, potrebbe penalizzarvi vista la bassa media età della vostra squadra? Quello infatti non lo potrà dire nessuno perché alla fine sì, siamo una squadra molto giovane e a volte quella giovane età sì, può creare dei problemi, diciamo, la mancanza di esperienza. Dall'altra parte invece se dobbiamo giocare due partite, 3 partite di fila, noi sicuramente recuperiamo più veloce. E abbiamo anche, devo dire, una panchina abbastanza lunga quest'anno, che sicuramente sarà il nostro punto positivo, diciamo. Prossimo turno della prossima giornata, lo ripeto, l'ultima della regular season che vede già definito il novero, quindi l'elenco delle squadre che giocheranno sia i playoff che al tempo stesso i playout. Per quanto riguarda i playoff, come detto, però rimangono da definire gli abbinamenti. In questo è molto molto importante, non potrete non guardarci, anche se ci potrete guardare in parte, visto che si gioca tutti alla stessa ora, la partita tra Raimon Sasser e Junior Fasano, perché anche quella ovviamente è un assaggio vero e proprio di playoff. Il calendario si è divertito parecchio quest'anno. Sì, in realtà cioè, penso dopo il girone d'andata e anche fino a metà girone di ritorno tutti pensavano che Brixen avesse il primo posto assicurato, invece adesso cioè, hanno fatto 3-4 volte un passo falso che alla fine il primo posto è stato rimesso in gioco. Ma comunque dietro sì, la penalizzazione del Conversano sicuramente era una diciamo, sorpresa che ha un po' cambiato soprattutto la parte alta della classifica, ma anche nella parte bassa penso che c'erano tante sorprese. Lo dobbiamo precisare, lo faremo di settimana in settimana naturalmente perché è un aspetto molto rilevante, lo dicevi bene, la penalizzazione del Conversano chiaramente in questo momento vede definito l'elenco delle 4 squadre che giocheranno ai playoff e Conversano dopo la vittoria di Sassari contro Bressanone prima della pausa è uscita di fatto dalle squadre che almeno stando ai valori, ai numeri attuali della classifica potranno agganciare per l'appunto la quarta posizione. Stando quindi Max alla situazione attuale, queste 4 squadre, vedi una più
più avanti delle altre o poi ai playoff si rimescola tutto? Ma io penso che ancora il Brixen sarà la favorita, che lo sarà anche nella partita contro di noi adesso sabato, ma anche poi nei playoff, perché comunque loro hanno una squadra molto completa, con un sacco di esperienza che non ce l'hanno tante squadre. Soprattutto loro hanno anche un gran pubblico, hanno la storia, hanno una bella storia come ce l'abbiamo anche noi. Ma penso loro quest'anno sicuramente hanno una squadra con più esperienza e anche, forse anche più completa. Ho ascoltato una tua intervista dopo la vittoria che vi ha permesso di qualificarvi ai playoff e insomma mi sembravi anche visibilmente emozionato, perché poi per Merano era un ritorno ai playoff dopo tantissimo tempo. 17 anni? Correggimi se sbaglio. Sì, esatto. 17 anni. 17 anni, sì, è vero. Peraltro sempre nel segno del tuo cognome, nel segno di Prantner, perché ci siete sempre in mezzo, inevitabilmente. E proprio per questo, perché insomma sia da meranese che poi da membro della famiglia e soprattutto giocatore importante in campo, come hai vissuto quella partita e come stai vivendo queste settimane? Perché intanto il primo obiettivo è stato raggiunto, riportare Merano tra le prime quattro squadre d'Italia. No, penso, cioè io sin da piccolo il mio sogno era sempre di portare in alto il Merano, diciamo era il mio, quello era la cosa che io volevo come prima cosa da fare in vita mia, diciamo così, nella mia carriera. Poi sì, quindi per me questa occasione di giocare ai playoff è un'esperienza, un'occasione unica, penso, speriamo di no, però per adesso lo è, e quindi sì, ero molto emozionato e a sto punto però voglio andare fino in fondo. C'è un ricordo che hai magari del Merano che ha fatto la storia, che ti fa ancora venire i brividi, che vorresti rivivere, ecco, poi da giocatore? difficile, ero molto molto piccolo, però sicuramente voglio seguire mio papà, che lui quando giocava ancora era uno dei miei idoli, sicuramente lo è ancora adesso, e sì, infatti diciamo per tutto il Merano, per i tifosi, per la società, penso che quest'anno ce la siamo anche guadagnati e sì, penso che tutti qua sono contenti, tutti hanno voglia e soprattutto non vogliono mollare adesso. Peraltro bello anche il fatto che abbiate centrato questo primo traguardo dei playoff, lo ripetiamo ancora, comunque è ancora aperta la lotta per il primo posto visto il derby che si giocherà sabato, con una squadra, ecco lo dicevamo prima, veramente giovane, di ragazzi che si conoscono molto bene grazie alle nazionali giovanili. Vi siete un po' tutti riuniti, anche se non siete tutti esattamente dello stesso anno, ma poi di fatto quando si supera una certa età si entra nei senior, ci si avvicina molto anche per rapporti, per amicizie, quindi credo sia una soddisfazione ancora maggiore. Sì, sì, sì. No, io come lo dico sempre, qui a Merano penso tutti i giocatori che vengono qui, soprattutto i giovani, vengono accolti molto molto bene, molto molto, diciamo, lavoriamo molto bene con i giovani, siamo come una famiglia alla fine, e quello poi si fa vedere anche in campo, perché ci conosciamo bene non solo dentro ma anche fuori il campo e lavorando, perché penso che se sei giovane Non ti puoi permettere di allenarti al 50%, quindi se tutti danno sempre il 100% anche in allenamento si migliora, e quello sicuramente è una cosa positiva di una squadra giovane. Come si affronta e come si batte Bressanone, visto che l'avete già affrontata due volte quest'anno tra campionato e Coppa Italia, e per ora hanno sempre vinto loro? Sì, penso che adesso questa partita di sabato sarà sicuramente dura, soprattutto dobbiamo giocare buono in difesa, quello sarà sicuramente la chiave, e poi spingere, quello che alla fine è il Merano o è la nostra identità, che noi giochiamo una palla a mano molto veloce, e sicuramente anche questo sabato per battere un Bressanone che ha molti giocatori d'esperienza,
sì, ci vuole la velocità. Quello della velocità, del gioco veloce, è un filo che peraltro lega l'approccio sicuramente del Merano e in generale, dobbiamo dire, per quello che stiamo vedendo poi in termini di gioco di molte squadre, almeno quelle della parte alta della classifica della Serie A Gold, e che soprattutto arriva e si rifà allo spirito, all'impronta della nazionale maschile che, lo ricordo, si prepara a giocare questa sfida per affrontare la Polonia, qualificazione a Euro 2024, il prossimo 27 aprile al Palasport di Vigevano. Sarà la prima volta che la nazionale scenderà in campo a Vigevano, lo farà nella città del capitano, la città originaria del capitano Andrea Parisini. Si preannuncia una grande cornice di pubblico, la prevendita, e stiamo vedendo in grafica anche l'immagine che ci permette di fissare quello che sto dicendo su Viva Ticket, sta procedendo davvero spedita con, lo ricordo, possibilità di ingresso gratuito per tutti i minori di 15 anni, sia tesserati, quindi sia un appello rivolto a tutte le squadre di pallamano a livello giovanile e sia non, quindi tutti i minori di 15 anni, a prescindere, avranno la possibilità di entrare gratuitamente. Per Max, la partita con la L e con la P maiuscola, perché è la partita che può valere davvero un sogno. Esatto. Io penso comunque che con il nostro pubblico in Italia abbiamo la chance, c'è la possibilità di battere una Polonia che alla fine sì, è molto molto forte, l'hanno dimostrato anche all'andata, però si è vista anche l'andata che il primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo anche tenuto testa a loro e alla fine del secondo tempo abbiamo un po' mollato, diciamo, perché non si sa perché, però penso che davanti al nostro pubblico sarà un po' più facile, diciamo, giocarcela per 60 minuti. Italia che si trova, almeno da un punto di vista numerico, per ribaltare lo scontro diretto, nella condizione più o meno simile al Merano per la partita di sabato, visto che ha perso 30-23 nella gara di andata giocata a Katowice in Polonia, quindi per agganciare il secondo posto, anzi in questo momento è già agganciato, stiamo vedendo anche la classifica, entrambe le squadre a 4 punti, per superare però la Polonia, a quel punto sarebbe peraltro in maniera definitiva, l'Italia dovrebbe ribaltare la partita dell'andata per assicurarsi aritmeticamente il secondo posto, ma avrebbe comunque una chance importante, quella di, vincendo con un qualunque risultato, entrare praticamente quasi di diritto nell'elenco delle quattro migliori terze, anche se comunque in quel caso bisognerebbe essere prudenti, aspettare l'ultima giornata della partita contro la Francia, visto che su tutti gli altri campi si gioca e le quattro migliori terze vengono conteggiate nell'ambito della classifica tra le otto terze classificate, quindi i gironi finiscono poi nel fine settimana. Sbaglio, Max, se dico che la partita giocata in Polonia, nonostante uno scarto che è stato poi alla fine anche troppo severo, è stata forse, rispetto a quella che abbiamo giocato negli anni scorsi contro quella dell'Urna 2, diciamo, quella della seconda fascia, quella che dovevamo battere per fare il miracolo, per centrare il sogno, è stata una partita che ci ha lasciato molto più amaro in bocca rispetto alle partite precedenti, che ci ha dato la sensazione di potercela veramente giocare nella gara di ritorno. Sì. Io penso che in questi anni la nazionale è cresciuta molto, i ragazzi c'è più gruppo quest'anno rispetto agli ultimi anni, ma ogni anno si vedeva che migliora e migliora e migliora. E adesso sì, quest'anno penso anche lo sta facendo un ottimo lavoro, come sempre ci preparano al meglio. E bisogna anche dire che all'andata c'era l'assenza di Bortoli, per esempio, che sicuramente non era il massimo. E poi veramente giocare in Polonia davanti il loro pubblico, che era un palazzetto pieno, che penso che pochi della nostra nazionale hanno giocato davanti a un pubblico così. Sì, è sicuramente difficile. E invece adesso in Italia possiamo ben fare risultato, secondo me. Tra l'altro anche tanti giocatori che non solo nel campionato italiano stanno crescendo tanto, poi ci sono i nuovi innesti, i ragazzi del campus che però soprattutto nel caso di Manojlovic e De Angelis si fa un po' fatica a definire dei giovanissimi perché poi giocano per quei minuti che giocano con il piglio dei veterani. Lo dicevi bene, poi c'è Thomas Bortoli, avete concorrenza di ruolo ma immagino che tu sia felicissimo di averlo rivisto scendere in campo visto che siete compagni di nazionale di lunga data.
Sì, no, io per lui sono contentissimo, mi trovo anche molto molto bene con lui e niente, cioè, sono davvero contento che è riuscito a tornare bene anche e sì, no, spero che darà una grande mano alla nazionale adesso. E allora Max, prima di tutto però nella tua lista sono sicuro che prima della nazionale, prima di soffrire per gli azzurri e per le sorti della nazionale ci sia Merano e ci sia questa sfida fondamentale che si giocherà nel prossimo fine settimana. Sono sicuro di dire una cosa giusta su questo. Adesso questa settimana sicuramente penso solo a quello e mi preparo al meglio, poi dopo appena abbiamo finito quella partita, sì, mi dedico alla nazionale, dipende sempre se la convocazione arriva o no e poi dopo, sì, dopo si punta ai playoff. Elenco dei convocati che verrà naturalmente diramato nel corso delle prossime settimane dal direttore tecnico Riccardo Trillini. Potrete trovarlo ovviamente sul portale federhandball.it. Grazie Max. Grazie Matteo, grazie a tutti e buona pallamano. E noi ci fermiamo adesso, parliamo nella seconda parte di Nazionale Femminile, inevitabilmente, dopo aver chiacchierato con Max Plantner, di Merano, di Serie Gold e di Nazionale Maschile, e parliamo rapidamente anche di Serie 1 perché poi si torna a giocare. Acquista i tuoi biglietti sul sito nittoatpfinals.com. Per i tesserati FTP, sconto del 20% sui biglietti e del 10% sugli abbonamenti. Già che tutto quello che abbiamo vissuto insieme sarà un ricordo indelebile. Ora che siamo quasi alla fine ed è di nuovo tempo di pensare al domani, è normale avere un po' di paura, ma non una paura che ti blocca, è più adrenalina, è come quella che senti prima di una partita. E allora c'è solo una cosa da fare: scendere in campo e dare il massimo. Seconda parte dedicata alla pallamano al femminile, alla pallamano soprattutto però sempre azzurra, quindi andiamo in continuità con quanto detto in precedenza con Max Plantner relativamente agli uomini. Le donne scendono in campo nella giornata di domani alle ore 17:30 al Palasport di Lubiana contro la Slovenia e il ritorno dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali del 2023, campionati mondiali che si giocheranno poi in Norvegia, Svezia e Danimarca. Slovenia che ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, rispettando di fatto i pronostici della vigilia. 31-25 il risultato della partita di andata giocata sabato scorso nella casa della pallamano di Chieti. Buone indicazioni per il tecnico azzurro Beppe Tedesco, anche però qualche errore di troppo che ha permesso poi ad una squadra esperta come la Slovenia, seppure diverse defezioni importanti su tutte quelle di Grosse o Moreghi, di prendere il largo nel corso della ripresa, di scappare via, di creare il solco, poi in qualche modo ricucito almeno nella parte finale della partita dall'Italia. Ascoltiamo al termine della gara giocata nella casa della Pallamano sabato scorso, per ricostruire il tutto, prima di tutto le parole di Beppe Tedesco e di Sofia Ghilardi, il centrale della nazionale. 17-11 primo tempo, 31-25 secondo tempo, i numeri sono quelli. Magari non vogliono dire esattamente la stessa cosa, il secondo tempo l'abbiamo pareggiato, ma secondo me potevamo stare nel primo tempo a 2-3 gol di distanza, questa è la mia valutazione ex post. E niente, abbiamo sbagliato di emozione 2-3 soluzioni facili, perché i 7 metri sono abbastanza facili per una giocatrice di livello come quelle che mettiamo in campo. In un momento in cui la partita poteva prendere anche una piega diversa, probabilmente è lì forse il maggior rammarico. Sì, perché potevamo secondo me essere in vantaggio uno, forse due gol in quel momento. E quindi quando loro chiaramente potevano avere un attimo di break, sì, non si sarebbero trovati più 5, più 6, ma più 4, più 3, credo che la partita potesse essere su quei binari.
è che devo dire che l'esperienza che abbiamo, hanno le nostre ragazze è molto limitata. Abbiamo fatto sicuramente degli errori, ma dal punto di vista intellettualmente onesto credo che alle mie ragazze potessi chiedere poco di più, se non un briciolo di emozione in meno, ma è anche vero che queste sono partite che giocano molte di loro per la prima volta nella loro vita. Ci sono cose anche positive, la Slovenia ci ha studiato, ci ha sorpreso con una situazione tattica in cui abbiamo subito tanto in difesa nel primo tempo, poi piano piano ci siamo adeguati, ma non siamo riusciti a farlo subito perché abbiamo preso 4-5 gol di seguito in mezzo alla difesa, cosa che non deve capitare. Probabilmente una partita non eccezionale del nostro gruppo portieri, ma che è così, questa è una partita che sapevamo che avremmo dovuto giocare alla perfezione per vincere o per stare comunque in partita, qualcosa abbiamo sbagliato. Qualcosa da immaginare poi per il return match, perché si va in Slovenia con la ferma intenzione di rendere dura, durissima la vita a questa squadra che sicuramente ha un tasso di esperienza e di qualità superiore all'Italia, ma che nel complesso dei 60 minuti non ha mai dato l'impressione di essere tanto superiore all'Italia. Eh sì, io penso che andrà in Slovenia dopo 4 giorni, adesso dopo il risultato negativo, non sarà proprio una cosa facilissima, ma dobbiamo ricaricare le batterie, dobbiamo ricaricare il sorriso, perché senza sorriso e senza ottimismo non possiamo andare da nessuna parte. E credo che le ragazze possano capire che questo, come ho detto già loro nel pre-partita, è un momento di inizio per la loro carriera, proprio per la carriera individuale oltre che quella di squadra, e quindi che riescano a esprimere il loro massimo con la potenzialità di essere di fronte a una grande squadra e quindi che si facciano conoscere dal mondo pallacanistico. Per noi è molto importante questo. Il risultato non spiega la partita, secondo me ci è mancata lucidità dal primo minuto, ci sono stati dei momenti, abbiamo fatto proprio momenti belli e poi momenti veramente in cui abbiamo perso palla, sbagliato tiri dai 7 metri, dai 6 metri. Quindi secondo me quello ci ha penalizzato, forse dovuto anche un po' alla mancanza di esperienza che abbiamo di giocare partite di questo livello. Senti, è un'Italia che però insomma sta cercando, no, di salire qualche gradino. Ovvio che questo probabilmente era l'ostacolo più impegnativo da poter superare, però partita dopo partita immagino che questo gruppo giovanissimo del resto stia mettendo dentro qualcosa. Sì, sì, ma anche in allenamento si è visto, stiamo crescendo pian piano, ovviamente secondo me ci vuole tempo, siamo giovani e anche quelle giovani stanno migliorando un sacco, si vede durante le partite e durante gli allenamenti, quindi secondo me col tempo riusciremo davvero a raggiungere dei risultati, già questo è stato un risultato per noi, essere qua, giocare contro la squadra di un livello più forte di noi sulla carta e oggi anche non, quindi... È bello, è un progetto che cerchiamo di portare avanti e di crescere insieme. È chiaro che ora andrete in Slovenia, insomma non credo che il morale in questo momento sia a mille, però c'è un'altra partita da affrontare, da onorare, da interpretare al meglio proprio in questo percorso di crescita. Sì, probabilmente, magari non avendo proprio nulla da perdere, potrebbe essere più facile per noi giocare contro di loro e trovare magari quella palla che oggi abbiamo buttato fuori, riuscire a metterla in porta, quindi speriamo in questo. E dunque questo quanto commentato, quanto detto al termine della partita di andata. Noi però adesso nel servizio che segue facciamo invece il punto sulla gara che si giocherà nella giornata di domani, lo ricordo, ore 17:30 in diretta su Eleven Sports. Slovenia-Italia secondo atto. Domani dalle 17:30 allo Sportnik Park Codelievo di Lubiana l'Italia affronterà la Slovenia nel ritorno dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali del dicembre prossimo in Svezia, Norvegia e Danimarca. Si ripartirà dal 31-25 con cui le slovene si sono imposte sabato scorso nella casa della pallamano di Chieti. 6 reti che mettono la formazione allenata da Dragan Acic, ottava gli ultimi europei, nelle condizioni di arrivare da favorita all'incontro. Partita ovviamente dall'elevato grado di difficoltà per le azzurre che intanto hanno avvicendato Vanessa Giogap con Giulia Rossomando, quest'ultima inserita dunque nella batteria delle ali. Sfida molto difficile, si diceva, in primo luogo per la caratura dell'avversario e poi per il più 6 dell'andata. Il divario di Chieti comunque non ha fiaccato il morale dell'Italia, reduce da una prestazione volitiva con sprazzi di buon gioco e soprattutto con l'atteggiamento che il suo tecnico Beppe Tedesco aveva chiesto alla vigilia. No ad una Italia arrendevole di fronte ad un'avversaria
il cui valore tecnico è indiscutibilmente superiore, e così è stato anche nei momenti in cui, come nella ripresa, il punteggio era largamente in favore della squadra slovena. A proposito, nelle padrone di casa la novità è l'ala 18enne Nena Cernigoi, mentre rispetto a Chieti resteranno fuori il centrale Nina Zulic e il portiere Amra Panzic. Si allena con la squadra a Lubiana la forte mancina Ana Gross, il cui impiego è comunque ancora in dubbio. Nella capitale slovena dirige l'incontro la coppia ungherese Almar Horvat. Inizio alle 17.30 e diretta dell'incontro su Eleven Sports. E vi ricordo dunque che Slovenia-Italia sarà in diretta alle ore 17.30 domani, 12 aprile, su Eleven Sports, giornata nella quale peraltro si giocherà anche la ripetizione del match di Serie A Gold, tornando alle faccende di casa nostra, fra la Team Network Albatros-Siracusa e del Secchia Rubiera, gara che però non avrà influenza sulla classifica, quindi sui discorsi legati ai play-out, visto che Siracusa ha già ottenuto la salvezza. Nazionale azzurra che, come detto, fa comunque questa sfida difficile e che servirà ad aggiungere tanta esperienza comunque al bagaglio di questa nazionale così giovane. Molto difficile invece ribaltare il risultato dell'andata, 6 reti in vantaggio, di vantaggio e quindi di differenza, di scarto per la Slovenia allenata dal pluritituolato tecnico montenegrino Dragan Azic. Ma d'altronde, l'avevamo detto alla vigilia, la Slovenia arriva a questa partita e arrivava a queste qualificazioni in generale con l'obiettivo intanto di assicurarsi la qualificazione al mondiale e poi di rientrare nel davvero ridotto elenco di squadre che ottengono e otterranno la qualificazione ai prossimi giochi olimpici. Campionato di Serie A 1 femminile che intanto si ferma per un altro fine settimana, torna in campo il prossimo 22 aprile, tra 22 e 29 aprile si giocheranno poi le ultime due giornate della regular season, si ripartirà peraltro con una più che interessante sfida tra la IOMI Salerno ed il Brixen Sud Tirol, anticipazione di playoff, ma ripetizione della finale scudetto dello scorso anno. Come vedete c'è tanta carne al fuoco. Noi ci ritroviamo però domani in telecronaca su Eleven Sports e anche sulla pagina Facebook della federazione per la gara tra Slovenia e Italia, ritorno delle qualificazioni ai mondiali 2023. Per questa puntata di Andromania è tutto, noi ci ritroviamo la prossima settimana a ranghi completi. Per oggi però buona pallamano a tutti, alla prossima.